eccoci qua, progetto scuole, oggi nel liceo abbiamo girato tutte le scuole di Carpi col Carpi FC, oggi siamo arrivati nella scuola un pochettino più numerosa e rappresentativa della città di Carpi, ospiti illustri, c'è Nardi, Magni, Bertoni, Colombi, Bianco e una rappresentanza di dirigenza, siamo qua con due ragazzi. Come vi è sembrata questa giornata? Avere la possibilità di toccare con mano, di verificare, di colloquiare con i giocatori del Carpi? È stato molto importante anche perché si riesce a capire il valore dei sacrifici che ti fanno capire il modo in cui sono arrivati fin qua. Abbiamo beccato anche la campanella, dunque fortuna estrema. Abbiamo visto che tu hai una particolare attenzione per un giocatore. Sì, Bianco, perché io sono napoletano, lui so che viene da Napoli e che ha giocato nella Juve e volevo chiedergli cosa si provava nel giocare in una squadra rivale. Ecco, Raffaele Bianco, uno dei titani, uno dei giocatori da più presenza del Carpi, era uno degli eroi di Lecce. Tu gli hai chiesto in maniera particolare, insomma, quale sarà la sua preferenza, se esordire col Carpi o fare una presenza con Napoli. Mi aspettavo già la risposta col cuore, giocare con Napoli. Invece qua di fianco abbiamo colui, no, che viene dalla sponda oltre il secchio, noi però par condicio intervistiamo tutti, tutti film Modena, hai detto, sì. Hai avuto la possibilità di parlare con Arde Magni, che impressione ti ha fatto con una maglia diversa? Con una maglia diversa fa male perché l'anno scorso io lo sono andato a vedere tutte le partite e quando esultava e correva sotto la curva ti rimaneva nel cuore, però ho apprezzato che ha amato Modena, l'ama ancora e comunque è un ragazzo corretto e molto molto bravo. Sul derby come lo vedi adesso da tifoso, da appassionato, come vedi arrivare le due squadre al derby? Il Modena arriva carico perché ha ripreso e dopo la crisi sembra che si sia ripreso, il Carpi ha cambiato allenatore però comunque domani ti può fare quando vuole, quindi secondo me sarà una bella partita. Quindi tu pensi che insomma in questa partita Arde Magni possa essere una cosa della bilancia importante? Sì, spero non faccia gol. Abbiamo quattro giocatori con noi, più due dirigenti, Arde Magni, Colombi, Bianco, Bertoni, qual è stato quello che ti ha fatto un'impressione un po' strana vederlo così da vicino? Ma io comunque, a me piace molto il calcio, soltanto che non ho mai avuto l'occasione di incontrare i giocatori e mi è sembrata una bella iniziativa perché alla fine sembrano ragazzi normali, perché uno ha sempre un'idea, cioè dei ragazzi montati, invece sono ragazzi normalissimi, gli extraterrestri. Esatto, invece poi sono normalissimi, cioè sono andati a scuola come abbiamo fatto noi e mangiano, bello, esatto, e quindi è sempre bello incontrarli e vederli. Tu eri uno dei più sfegatati, eri uno dei più attenti, hai fatto tante domande, lo senti questo derby, lo vuoi vedere? Sì, molto, anche perché comunque andata... hai goduto il derby d'andata. Sì, parecchio, poi oltretutto mio padre tiene anche Bologna, quindi è una doppia rivalità. Perfetto. Quindi proprio Modena mi sta... Hai già preso il biglietto? Sì, sì, ho preso il biglietto. Dove sarai? In curva. In curva. C'è rimasto solo pochi italiani della curva e poi andiamo verso il tutto esaurito. Non ti chiedo di far pronostici perché io in primis sono parecchio scaramantico. Secondo te chi potrebbe essere l'ago della bilancia in questo derby? Io spero Arde Magni perché comunque con il Trapani spero si sia sbloccato e allora speriamo che una punturina del derby, magari anche una da punturina, ex, farebbe piacere. Un esperto anche nella dialettica sportiva, hai detto Arde Magni, ago della bilancia, speriamo di questo derby, lo vorresti vedere risultare, lui ha detto che gli dispiacerebbe mancare di rispetto a una sua squadra. Vabbè, tu come la vedi? Basta che faccia gol, va bene. Basta, tanto interessa solo che faccia gol, per frega niente. Sì, sì, va bene, basta che faccia gol. Vedendo come i ragazzi reagiscono a questa iniziativa, sono arrivati i giocatori importanti, i giocatori un pochettino più rappresentativi del Carpi Calcio, mi hanno donato una sciarpa, avete avuto modo di far due chiacchiere con loro, qual è stata l'impressione? È molto bello, molto molto bello, mi piace questa iniziativa anche perché forse è uno degli unici momenti in cui tu puoi vedere questi giocatori da vicino. Interagire con i giocatori, come è stato? Sono alla fine ragazzi normali e parlarci come è stato da tifoso? È stato molto bello, però fortunatamente questa non è una delle prime volte che incontro questi giocatori, infatti giocatori come Arde Magni e Mbakogu sono persone molto disponibili che io stesso ho incontrato molto spesso anche in giro per Carpi, non solo qui a incontri prefissati, quindi sono persone anche molto disponibili come ho già detto e sono davvero anche simpatici. Come ve la siete vissuta ragazzi questa giornata? Per me è stato davvero un sogno perché vedere insomma i giocatori della squadra che tifi dal vivo e così vicini è davvero un'emozione unica, e poi Arde Magni che
mi sono sempre ispirato a lui a giocare, è stato davvero un sogno. C'è anche delle fan qua che vi fanno gli agguati, tu mi sei sembrato molto attento, hai fatto domande molto molto a tema, hai fatto anche qualche domanda scomoda, ti è piaciuto mettere in difficoltà i giocatori? Sì, è molto bello vedere proprio i giocatori che rispondono a te, oltre che vedere la figura in televisione, è molto bello interagire dal vivo, è stata un'iniziativa molto molto bella. Devo stare attento che mi rubano il lavoro questi ragazzi. Prego, di, finisci, concludi. No, sei rampante. Sì, vai. Sì, è stato molto bello anche fare delle domande scomode ai giocatori e vedere come se la cavavano, diciamo, è stato bello. Interrogarli, ecco, passare per un giorno a fare professore. Tu sei tifoso del Carpi. Io sì, tifoso. Sfegatato. Ora, sfegatato, sfegatato. Ti piace parecchio la partita più bella di quest'anno, so già, il derby dell'andata. Sì, il derby dell'andata è stato bellissimo, anche se purtroppo non ci sono stato, l'ho seguito dalla TV ed è bellissimo proprio incontrare i propri giocatori, vederli, sono poi degli idoli, per me avere Ardemagni davanti, avere Cristiano Ronaldo è la stessa cosa, perché stessa comunque cosa. È il giocatore della squadra. Anche il palmarès è identico. Oddio, cioè, sono comunque giocatori a cui noi vogliamo bene, che tifiamo, ed è un piacere sempre averceli davanti e poter interagire con loro, è fantastico. E poi come valuti questa iniziativa da parte del Carpi Calcio di voler coinvolgere ragazzi? Ma è una cosa bellissima, porterà un sacco di persone allo stadio, è veramente non so chi l'abbia organizzato, ma lo ringrazio col cuore, perché io sono felicissimo di averli incontrati, non so se ve ne siete accorti, quando sono entrati dentro loro, noi tutti i ragazzi erano felicissimi, non riuscivano a stare fermi, tremavano, io avevo uno di fianco a me che tremava. Poi io temo veramente, perché questi ragazzi sanno mettere in difficoltà i giocatori, mi ruberanno il lavoro presto. Ragazzi, una battuta in conclusione, qual è il vostro giocatore preferito? Nel Carpi sicuramente Ardemagni, ma Letizia comunque mi è piaciuto molto. Colombi, ti interessa la Colombi, ragazzi, la sciarpa, quella commemorativa, i ragazzi la indossano perché devono imparare a tutti i costi e memorizzarsi questa data. Fatela vedere, 16-6-2013, questo è l'anno zero per il Carpi.